Buongiorno e benvenuti su MTB Test Central. Siamo alla seconda parte del test della Canyon Neuron e alle nostre impressioni di guida. Per il setup della bicicletta, per un peso del biker di 82 kg, abbiamo regolato a 85 PSI la camera d'aria e 7 click di rebound dal tutto chiuso per la forcella, mentre l'ammortizzatore a 190 PSI e 7 click. Le gomme sono state gonfiate a 1,8 bar l'anteriore e 2 bar la posteriore. L'assetto in sella fa subito pensare ad una bici molto propensa alla salita, in effetti questo è uno dei punti di forza della Neuron, che è sempre molto efficiente e veloce quando pedaliamo contro la forza di gravità. Il peso del biker è leggermente spostato verso l'avantreno, il che facilita il controllo della bici in salita, sia dal punto di vista della gestione dello sterzo che della spinta sui pedali. Lo sterzo è sempre preciso, con la ruota anteriore che non si alleggerisce anche su pendenze elevate e anche la spinta sui pedali avviene in modo molto naturale. Il carro dondola un po' se si lascia la sospensione completamente aperta su terreni scorrevoli, che è un fenomeno tipico di questo tipo di carro, e in questo caso è preferibile frenare la compressione mettendo la levetta blu dell'ammortizzatore sulla posizione medium. Se il terreno è più sconnesso, si hanno invece maggiori benefici a lasciare l'ammortizzatore completamente libero di fare il suo lavoro, così da assorbire gli urti e procedere con minore fatica. Anche in questo caso, comunque, la Neuron si arrampica con molta facilità. In discesa si nota un avantreno molto capace grazie alla dotazione di una forcella robusta come la Fox 34, per di più con spaziatura Boost. Il telaio è sempre quello della passata stagione, per cui la ruota posteriore ha spaziatura 142x12 e non la più recente Boost. Ma nel complesso la bici guadagna in precisione per quel che riguarda la fedeltà con cui lo sterzo segue i nostri comandi. Il sag ideale della bici è sul 25%, pur con un comportamento abbastanza lineare dell'ammortizzatore che fa sfruttare molto facilmente la corsa senza un particolare sostegno crescente verso il fondo corsa. I terreni più sconnessi si riescono ad affrontare, ma se sono molto frequenti nei giri che affrontiamo sarebbe una buona soluzione quella di aggiungere degli spessori per diminuire il volume della camera d'aria e aumentare la progressività della sospensione posteriore. Sui terreni più scorrevoli la bici viaggia molto veloce e stabile. L'angolo di sterzo è abbastanza verticale e insieme al manubrio non larghissimo da 740 mm rendono al limite lo sterzo un po' più nervoso da controllare, ma mai in modo da mettere il biker in difficoltà. Nei tratti più ripidi il maggior carico sull'avantreno, tipico di questa posizione di guida, ci costringe a spostamenti del peso verso il carro più marcati del solito e nel complesso la guida in discesa su sentieri molto tortuosi richiede un certo impegno fisico. Le ruote Mavic X-Alite sembrano essere abbastanza elastiche sul piano verticale pur mantenendo una certa rigidità quando sollecitate in curva. Le gomme e le svalbe sono molto versatili e adatte a terreni abbastanza eterogenei con la mescola Addix Speed Grip che migliora di molto le caratteristiche della precedente Pace Star dal punto di vista del grip e non solo. Ottimo il cambio X1 Eagle come precisione e fluidità di funzionamento con una rapportatura molto ampia grazie alle 12 velocità che offre un rapporto cortissimo per la salita, un 30-50, senza sacrificare troppo il rapporto più elevato per pedalare in velocità che è un 30-10. I freni infine sono adeguati al tipo di bici con un'ottima potenza frenante grazie alle pinze a 4 pistoni e ai dischi da 180 mm e sono anche sufficientemente modulabili, non proprio il loro punto di forza ma comunque controllabili e mai bruschi come risposta. Nel complesso quindi la Neuron è classificabile come una trail bike con una forte anima marathon, quindi molto performante in salita ma con notevoli capacità in discesa rispetto a quello che una full da marathon pura può garantire. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e condividetelo sui social con i vostri amici. A presto con il prossimo video su MTB Test Central.